La holding della mafia, aziende per un valore di 25 milioni di euro, sono state sequestrate dalla polizia e dalla Guardia di Finanza. Erano controllate da un imprenditore ritenuto un fedelissimo del boss Matteo Messina Denaro. Manca l'acqua, niente lezioni. I bambini che frequentano la Ciaccio Montalto questa mattina non sono entrati a scuola. I bagni sono inagibili. Da oggi il deposito delle liste. Da stamattina sino a domani alle 16 sono iniziati i termini per il deposito delle candidature per il rinnovo del Parlamento siciliano. Marocco-Italia in finale. I primi responsi del Couscous Fest che a San Vito Lo Capo ormai è entrato nel vivo. Obiettivo 3 punti, il Trapani al lavoro per vincere domenica contro il Cuneo. Intanto la Pallacanestro Trapani recupera De Gregori per la prima di campionato. Benvenuti alla prima edizione, dopo i titoli come di consueto una brevissima pausa pubblicitaria. ...135, domenica 30 in Viale della Provincia 57. Da 10 anni presente in Sicilia, con 20 punti di raccolta. Banco Metalli Italiano, il tuo compro oro di fiducia. In via Palermo 100 e in via Cesarò 57B. Lo IAL Sicilia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione Siciliana e dal Ministero del Lavoro, realizzerà a Trapani i seguenti corsi: addetto al trattamento e riutilizzo dei rifiuti, animatore sociale. Per l'iscrizione ai corsi rivolgersi allo IAL Sicilia, via San Giovanni Bosco 10 a Trapani, o telefonare allo 0923 25730 o 0923 871716 o 0923 593585. Oggi in città c'è un solo modo per risparmiare. Elegantissimi? Devi rifare il guardaroba ai tuoi bambini? Elegantissimi ti stupirà per qualità e bellezza dei capi e con una straordinaria vendita a prezzi da sballo. Due punti vendita per non sbagliare, via Fardella 232 e via Calatafimi 6 a Trapani. Altro che crisi, c'è Elegantissimi. Passaparola. Vuoi iscriverti in ingegneria informatica e gestionale o ad una laurea in arti visive? L'Università Internazionale Supinfo e l'Accademia ti danno questa possibilità. Vieni all'Open Day venerdì 28 settembre ore 16 per assistere a lezioni gratuite tenute da ingegneri francesi. Sarà rilasciato un attestato di partecipazione per usufruire di uno stage teatrale gratuito nella sede dell'Accademia Kandinsky. Sono aperte le iscrizioni. Apriamo con la cronaca. Beni per 25 milioni di euro sono stati sequestrati ad un imprenditore ericino ritenuto un fedelissimo del boss Matteo Messina Denaro. Vediamo i dettagli nel servizio di Luigi Todaro. La polizia di Trapani ha messo le mani su una sostanziosa fetta del patrimonio occulto del super latitante Matteo Messina Denaro, sequestrando una vera e propria holding di imprese con interessi nell'edilizia, nei porti, negli aeroporti, nelle autostrade, nelle reti idriche e fognarie, negli alberghi e nei residence. Beni per un valore complessivo di 25 milioni di euro sono stati sottratti all'imprenditore Vito Tarantolo, di 66 anni, originario di Gibellina ma residente ad Erice in via Manzoni, già arrestato nel luglio del 1998 e poi condannato per favoreggiamento a un anno e mezzo di reclusione, ritenuto dagli inquirenti un fedelissimo del fantasma di Castelvetrano. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla divisione anticrimine della Questura e dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, le 14 aziende, delle quali Tarantolo era amministratore, si sono aggiudicate negli anni appalti per decine e decine di milioni di euro, su tutte la Cogeta, alla quale dal 2003 al 2006 sono andati i lavori di recinzione dell'aeroporto di Punta Raisi per 2 milioni e 600 mila euro. Un appalto per il quale i boss palermitani chiesero a Tarantolo il pizzo, richiesta alla quale l'imprenditore rispose coinvolgendo i boss trapanesi e quanto emerso dai pizzini sequestrati al boss Salvatore Lo Piccolo nel covo di Giardinello. In tre di quei pizzini, la cui paternità è stata attribuita al boss Messina Denaro, allo Piccolo veniva posta la questione del pizzo alla Cogeta, controllata da Tarantolo.
Un intervento analogo sarebbe stato operato dal capomafia trapanese nei confronti della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, che avrebbero ugualmente chiesto all'imprenditore una tangente per lavori svolti nel suo territorio per il rifacimento del depuratore. Complessivamente, negli ultimi 10 anni, la holding di Tarantolo si sarebbe aggiudicata appalti per più di 50 milioni di euro. Tra gli appalti ricostruiti dalla polizia, la sistemazione delle banchine del porto di Trapani e il rifacimento di quello di Castellammare, ma anche l'appalto ANAS per le barriere di sicurezza della tangenziale di Parma. La sezione misure di prevenzione del Tribunale ha disposto il sequestro anche di 82 beni immobili, 33 tra auto, furgoni e mezzi meccanici, 37 tra conti correnti e rapporti bancari e 2 società già sottoposte ad amministrazione giudiziaria. E nel trapanese Cosa Nostra riesce ad aggirare lo scoglio della certificazione antimafia mettendo le proprie mani sugli appalti, lo ha detto il dirigente della divisione anticrimine della questura di Trapani, Giuseppe Linares, nel corso della conferenza stampa. L'impero economico di Matteo Messina Denaro si sgretola lentamente, la rete di connivenza invece è ancora forte. Abbiamo detto in una precedente operazione che la nostra strategia è quella di rendere anoressiche le risorse finanziarie e patrimoniali di Cosa Nostra Trapanese. È una strategia che la questura di Trapani, con a capo il nostro questore, sta ponendo in essere non solo con gli arresti di Cosa Nostra militare recenti operati dal commissariato di Alcamo, di Castellammare e dalla squadra mobile, ma anche con l'aggressione ai patrimoni e alle società attraverso l'esercizio dei poteri del questore. E in questo modo noi facciamo effettivamente quella che si definisce terra bruciata attorno al latitante per lanciare un segnale chiaro, quello che è necessario che il latitante perda il consenso. Un gruppo di lavoro che funziona, già sono tre importanti operazioni. Sì, è un modo di lavoro collaudato che si basa sulle specificità della Polizia Finanziaria, della Guardia di Finanza e delle indagini criminologiche svolte dagli uomini dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura, e che si avvale anche del prezioso patrimonio investigativo degli ultimi anni. È un modulo che ci ha dato questa soddisfazione e credo che ne darà ancora diverse altre alla Questura. Sabato il capo della Polizia diventerà concittadino di Matteo Messina Denaro. Questo è un segnale forte che il nostro rappresentante più prestigioso onora la provincia di Trapani, onora la città di Castelvetrano e quindi dà un ulteriore cittadino illustre a Castelvetrano, che è patria non solo di soggetti mafiosi ma anche di uomini di grande spessore come il filosofo Giovanni Gentile e come il capo della polizia Coronas. Manca l'acqua, niente scuola, così hanno deciso le famiglie dei 400 alunni della Ciaccio Montalto dopo aver verificato quanto lamentato dai propri figli impossibilità di utilizzare i bagni del plesso scolastico. Vediamo il servizio. Adesso sotto accusa il comune di Trapani che, nonostante avvisato per tempo, non ha provveduto a rifornire la scuola con un'autobotte. Abbiamo ascoltato telefonicamente il preside della Ciaccio Montalto. Da circa 48 ore la scuola non ha acqua, quindi non c'erano, secondo il mio punto di vista, le condizioni igienico-sanitarie per poter assicurare il servizio scolastico. Allora, di comune accordo con i genitori, ho incontrato una forte delegazione di genitori, sono state sospese per impossibilità di assicurare una scuola da un punto di vista igienico che poteva dare accesso agli alunni, di sospendere le lezioni limitatamente alla giornata odierna. Nel contempo ho contattato l'ufficio acquedotte, che prontamente ha riscontrato la mia chiamata ed è venuto con una autobotte in maniera tale di poter assicurare il servizio. E avevamo già fatto una richiesta, dirò di più, abbiamo anche contattato le autobotti private, le quali hanno risposto che non erano in condizioni di fornirci, seppur a pagamento con i fonti della scuola, perché non dovevano passare attraverso una autorizzazione da parte del Comune di Trapani, autorizzazione che è stata negata. Sull'argomento è intervenuto con un comunicato il coordinamento di Trapani Cambia. La chiusura stamane dell'istituto comprensivo Ciaccio Montalto di Trapani per mancanza d'acqua fa riesplodere le contraddizioni di un'amministrazione comunale che a pochi mesi dalla sua elezione ha dimostrato
e dimostra tuttora la sua totale incapacità di gestire un territorio e di assicurare ai propri cittadini i servizi minimi indispensabili. Prima ancora che rispettare le norme di legge, infatti, riteniamo che in mancanza di approvvigionamento idrico ordinario le strutture pubbliche aperte al pubblico, scuole, asili, ambulatori, debbano avere assoluta precedenza nella fornitura d'acqua attraverso le autobotti comunali. Questa è una sintesi del comunicato diffuso a seguito dell'accaduto. Un comunicato è pervenuto anche dal sindaco Damiano, il quale informa i cittadini che l'erogazione idrica si sta svolgendo regolarmente nella città nuova e nelle frazioni, così come previsto dal calendario, e comunica inoltre che è in atto un monitoraggio a campione delle scuole e pubblici esercizi. E ora la politica. Presso il Tribunale di Trapani, iniziato stamattina alle 9, il termine per il deposito delle candidature. Vediamo. C'è tempo fino a domani alle 16, i delegati hanno ancora 24 ore per le ultime frenetiche trattative per chiudere le liste con l'inserimento degli ultimi candidati. Per molti i problemi rimangono le quote rosa. In quasi tutti i partiti si è avuto difficoltà a trovare candidature donna di peso e dopo i passi indietro per vari motivi della Damolo, Curto e dell'Angileri difficilmente ci saranno sorprese elettorali importanti provenienti. Unica eccezione potrebbe essere Monica Alagna, che grazie al suo leader Bernardo Mattarella dovrebbe riuscire ad ottenere anche un posto nel listino, e la Spataro nel PDL, che invece non sarà inserita nel listino del presidente. I principali nodi da sciogliere rimangono quello di Abruscato nel PD, che esclude una sua candidatura nel partito, anche se allo stesso tempo non ha ottenuto ancora deroghe ufficiali per potersi candidare con Crocetta a presidente. Determinante per lui saranno le prossime ore e soprattutto Paolo Ruggirello. L'onorevole questore, seppur con una certa freddezza, avrebbe accettato l'offerta di Miccichè per un posto nella sua lista Grande Sud. Questo ha comportato la timorosa reazione di Toni Scilla, conscio delle difficoltà di uno scontro elettorale con il deputato di Guarrato. Meno entusiasmo l'approdo nella lista di Musumeci, anche se molti riportano il candidato della destra imbufalito per aver fatto perdere nell'operazione 10.000 voti potenziali alla sua coalizione. Ed è per questo che i vertici del PDL, capeggiati da Dore Misuraca, si stanno riunendo in queste ore per rivedere la vicenda Ruggirello e superare i veti incrociati di Fazio e Cristaldi. Insomma, tutto ancora in alto mare. Luce verde invece per Stefano Pellegrino, l'avvocato marsalese, sarà candidato nel PDL a discapito però di Paolo Ruggeri. L'ex assessore provinciale potrebbe approdare alla fine nella lista di Musumeci, anche se lo dicono amareggiato di questa forzatura e della richiesta di un passo indietro dopo anni di militanza all'interno del partito. Per il nuovo polo è arrivata la rinuncia di Massimo Grillo per un suo impegno diretto. E Piero Spina invece ha ufficializzato questa mattina la sua candidatura all'ARS. Vediamo. Piero Spina ha tenuto questa mattina una conferenza stampa nel suo comitato di corso Pier Santi Mattarella. Il presidente provinciale del Partito Socialista Italiano è candidato con la lista Crocetta. Nel corso dell'incontro Spina ha illustrato il suo programma elettorale affrontando diverse questioni, ad iniziare dai tagli dei costi della politica. La politica però oggi ha bisogno di riacquisire credibilità, perché oltre alle parole deve iniziare a mettere i fatti, a dare dei contenuti reali. Io ho incentrato la mia politica su pochi punti, non tantissimi, perché è bene, come dire, focalizzare l'aspetto su alcune cose che secondo me sono fondamentali. Dico come socialista no a tutta una serie di sprechi che oggi si sono perpetrati ancora di più nella nostra regione Sicilia e degli ultimi giorni quello che si è letto e si è visto nei nostri giornali. Nei nostri giornali sono le liquidazioni agli onorevoli, sono le indennità che vengono prese. Allora è lì il primo dei nostri obiettivi, è lì che la classe politica, in un momento di difficoltà totale di tutti, dove c'è gente che perde il lavoro con una facilità incredibile, dove c'è gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese, la politica deve dare il primo segnale, deve fare il primo sacrificio, e io ho promesso che qualora dovessi riuscire a raggiungere questo obiettivo, il mio primo atto parlamentare andrebbe proprio in questa direzione. Il terzo
Palazzo Cerchio non è solo una gelateria, è il punto d'incontro di tutti i golosi che amano lasciarsi tentare. Il Terzo Cerchio adesso è anche in via Torre Arsa 77. Le creme più cremose, i gelati alla frutta più gustosi, i semifreddi, i mignon. E per combattere il caldo infernale, al Terzo Cerchio vi aspettano anche le più buone granite della città. Gelateria Il Terzo Cerchio, a Trapani in via Errante, traversa via Pardella e adesso in via Torre Arsa 77. La nuova grande area giochi in città. Festeggia il tuo compleanno con noi. Vieni a trovarci in via San Vito Lo Capo 13 a Trapani. Strepitoso al Mercatone Mobili. Fino ad esaurimento scorte, camera da letto in venghie con finiture in panna, ante stondate, completa di comò, specchio, comodini, letto, a soli 690 euro, portata a casa tua e montata. Vienici a trovare, diventeremo amici. Marocco e Italia sono le prime due finaliste, hanno superato le semifinali di ieri, in corso di svolgimento la terza ed ultima semifinale che completerà la griglia dei paesi finalisti alla 15ª edizione del Couscous Fest di San Vito Lo Capo. E anche oggi ascoltiamo le ultime novità in diretta con Stefania Renda. Buongiorno e benvenuti in diretta a San Vito Lo Capo dal Palabia, dove si è appena disputata la terza delle semifinali previste, che ha visto scontrarsi tre delle nazioni in gara: Palestina, Israele e Senegal. La vincitrice è stata il Senegal. Come l'anno scorso, la nazione africana si riconferma vincitrice per quanto riguarda il giudizio del pubblico. E quindi va ad aggiungersi ad Italia e Marocco, che ieri avevano vinto le rispettive semifinali, per la finale di domani alle 13. Questo è quello che è successo adesso, ma vediamo nello specifico quello che invece è successo ieri, e lo vediamo tutto riassunto all'interno del servizio di Nicola Caro. Qualche volta sogno, perché voglio sognare. Seconda giornata ieri per la 15ª edizione del Couscous Fest di San Vito Lo Capo, e dopo tutte le cerimonie di benvenuto dal giorno prima, ora si fa sul serio e la gara entra nel vivo. A mezzogiorno al Palabia sono Marocco, Costa d'Avorio ed Egitto. I piatti sfilano, vengono assaggiati e alla fine a passare il turno è... Primo classificato al 15 è... Marocco! Marocco! Il Marocco passa il turno! Grandi feste per questo primo risultato raggiunto dal paese nordafricano, ma la strada che porta al titolo è ancora molto lunga. Ad aprire la seconda parte è un lab delizioso, già nel titolo, Sicilia, il sapore dei colori. A curarlo la chef del Bye Bye Blues di Palermo, Patrizia Di Benedetto. Ma è già tempo della seconda semifinale. Ai blocchi di partenza la Francia, detentrice del titolo, la Tunisia e l'Italia. La tensione sale, i piatti vengono assaggiati e votati. E alla fine, ad aggiudicarsi la semifinale è... L'Italia! E l'Italia riesce ad accedere alla finale! Ora a decantare l'adrenalina ci aiuta un buon bicchiere di vino abbinato ai formaggi siciliani e maltesi. Il laboratorio si chiama Testing Corporation Cheese and Wines. E sera, e la piazza chiama, sul grande palco per Caffè Le Couscous, Luxuria sta intervistando tra gli altri i rappresentanti dell'associazione Albatros. Ora è tempo di musica, è tempo di emozioni, qui declinate al femminile. Come i treni a vapore, come i treni a vapore, di stazione in stazione, il Couscous Fest
ha una parola emblematica, contaminazione, e che ha anche un'accezione positiva naturalmente. Quanto conta la contaminazione, perché è importante nella sua musica ovviamente? Ho registrato un disco chiamato Sud, puoi immaginare quanto può contare. Credo che questa sia la cornice più adatta per tutto il mio lavoro che ho fatto negli ultimi, almeno quest'ultimo lavoro. Solo la parola couscous evoca contaminazione, evoca altre culture, e questo è, su questa base è incentrato tutto il mio lavoro e tutto questo concerto. Questo posso dire è un disco di fratellanza, almeno ho provato a mandare almeno questo segnale. Io la sera mi addormento. Ed è stata grande la performance dell'interprete romana, un concerto a tratti commovente per un'emozione che ha coinvolto una piazza gremita come non mai. Della banda che passa o che dovrà passare. Rientriamo sempre in diretta dal Palavia insieme alla presentatrice, non mi usciva perfettamente, ufficiale della 15ª edizione del Couscous Fest, Eliana Chevietta. Grazie Eliana di essere qui con noi. Grazie a voi, grazie a Telesud, grazie per il vostro sostegno, per le vostre clip e per la vostra presenza assolutamente fondamentale come sempre. Anno per il secondo anno ancora qui al Couscous Fest in veste di bellissima e bravissima presentatrice. Quali sono le tue sensazioni, i piatti assaggiati? Ovviamente non ti sbilanciare perché non puoi, e soprattutto quali emozioni percepisci nell'aria? E allora, io ti posso dire che oggi sono arrivata che avevo famissima e quindi il primo piatto che c'era, quello del Senegal, l'ho divorato e mi è piaciuto da morire, poi ha pure vinto. Ho mangiato talmente tanto, ho pagato pure il piatto di Tito che era in cucina e allora non ho potuto assaggiare gli altri. Quindi oggi ti posso raccontare solo quello di Dietuba, per fortuna è quello che ha vinto, vuol dire che ho scelto bene, ho scelto il piatto forse più buono della giornata, almeno per quanto ha detto la giuria. Comunque anche quest'anno secondo me ci saranno molte divergenze fra la giuria tecnica e la giuria popolare. Per esempio il piatto della Palestina e della Francia è stato molto apprezzato, abbiamo capito dai nostri tecnici, la giuria popolare invece non li ha premiati, per cui vedremo probabilmente come l'anno scorso una divergenza e quindi premi assegnati a nazioni differenti, il che fa anche bene. Bene, brava, quindi aspetteremo domani alle 13 la finale, giusto, per avere anche il parere della giuria tecnica di questa 15ª edizione del Couscous Fest. Detto questo, io ringrazierei Eliana di essere stata qui con noi, e chi la vuole vivo deve venire per forza a San Vito Lo Capo. Grazie. E sì, aspettiamo fino a domenica tantissimi appuntamenti, ancora tanti grandi concerti, tanto couscous da degustare, per cui venite tutti a San Vito Lo Capo, vi aspettiamo. Io volevo ancora ricordarvi che invece questo pomeriggio dalle 18.30 sempre qui al Palavia ci saranno i cosiddetti Couscous Lab, poi alle 22 in Piazza Santuario con Vladimir Luxuria ci sarà Caffè e Couscous, e poi alle 23 l'attesissimo, dopo ieri il concerto di Fiorella Mannoia, questa sera invece tocca a Goran Bregovic. Quindi venite a San Vito Lo Capo, se non potete appoggiatevi a Telesud che ve lo garantisce in diretta. Grazie mille. Bene, andiamo avanti adesso con gli altri servizi. Ammonterebbe 80.000 euro l'importo relativo a Tarso e Tosop che il comune della Vetta si accinge a recuperare nei confronti delle società che hanno gestito le strisce blu. Vediamo il servizio. Un attimo che sta per essere messo in onda. Il merito questa volta non è tutto dell'amministrazione Tranchida, ma per una parte consistente va anzi attribuito certamente a un cittadino, quel Francesco Borghi, ben noto alla collettività ericina del rione San Giuliano in particolare, per costituire una sorta di spina nel fianco del primo cittadino e della sua giunta sin dal giorno della sua prima elezione. Tante le interrogazioni, le interpellanze, le petizioni ed azioni messe in campo sugli argomenti più disparati, che hanno messo a dura prova il sistema nervoso del sindaco. Una di queste ha causato anche una dura reazione, per la quale Giacomo Tranchida ha dovuto proprio recentemente pagare lo scotto di una condanna per diffamazione. Circa un anno fa Borghi, che è anche un finanziere in pensione, aveva avuto modo di acclarare che le società che gestiscono i servizi di sosta a pagamento, le famose strisce blu per conto del comune ericino, venivano esentate dal pagamento di Tarsu e Tosap. Una palese irregolarità per lui, che non mancò di segnalarla all'amministrazione Tranchida chiedendo un'immediata azione volta all'accertamento dell'eventuale violazione e quindi del recupero delle relative somme. Da questa segnalazione prese l'avvio un'azione di monitoraggio dopo una lunga fase di controllo e di acquisizione di pareri durata circa un anno,
ha portato al risultato odierno, cioè all'accertamento di un reale credito nei confronti delle ditte in questione, già quantificato in 39.000 euro più interessi e sanzioni in quanto alla Tarsu, ed a quantificare invece per quanto alla TOSAP, anche se chi conosce le tariffe sostiene che, essendo queste pressoché equivalenti, non sarebbe difficile ipotizzare che anche per la seconda delle due imposte, la TOSAP appunto, l'importo recuperabile dovrebbe aggirarsi anch'esso attorno ai 40.000 euro, il che significherebbe un ristoro complessivo per le asfittiche case comunali vicine di circa 80.000 euro. E di questi tempi non è cifra di poco conto. Un nuovo modo di concepire lo studio universitario, quello proposto dal campus universitario Supinfo e dell'Accademia Kandinsky, che verrà presentato domani a Trapani. Visita guidata ai laboratori, possibilità di assistere alle lezioni tenute da ingegneri francesi domani alle 16 presso l'Aula Magna dell'Accademia di Belle Arti Kandinsky in via Conte Agostino Pepoli 159 a Trapani. Agli intervenuti sarà rilasciato un attestato di partecipazione per usufruire ad uno stage teatrale gratuito. Per quanto riguarda gli appuntamenti in onda la nostra emittente, vi ricordo che anche questo pomeriggio ci saranno le dirette da San Vito Lo Capo per la 15ª edizione del Couscous Fest, alle 23:15 circa invece Agorà di Wally Cammareri, che questa sera sarà dedicato alla manifestazione Stella Maris. Adesso è tutto, grazie dell'attenzione, un buon proseguimento. Si lavora con grande intensità in questi giorni in vista della sfida casalinga contro il Cuneo. Ieri i calciatori del Trapani hanno svolto un allenamento al mattino, sia tattico che atletico, presso il centro sportivo Roberto Sorrentino. Oggi gli allenamenti proseguiranno allo stadio provinciale a partire dalle ore 15. L'obiettivo ovviamente sono i 3 punti da ottenere contro una squadra, il Cuneo, che non sembra imbattibile. Andiamo a sentire la seconda parte dell'intervista fatta all'attaccante Matteo Mancoso. Credo che un giocatore lanciato a rete con un solo uomo davanti, quando viene messo giù, è espulsione, c'è poco da dire. Poi corre verso la porta, quindi il regolamento parla chiaro. Questo inizio di campionato dice questo. Io cerco di cerco di fare il possibile, cerco di mettere in difficoltà le difese avversarie, quindi stanno arrivando dei rigori spesso e sono contento di questo, spero di segnare il prima possibile. E ricordiamo che c'è tempo fino al 5 ottobre per inviare la personale proposta di Inno, che diventerà poi quello ufficiale del Trapani Calcio. La società è già in possesso dei brani prodotti da Salvatore Amoroso, Giaca, Alessandro Fontana, Carlo Piazza e dei JXJ. Chi volesse potrà far pervenire alla società un brano con la necessaria liberatoria. Passiamo al basket. Domenica prossima alle 10, a cura della società del presidente Basciano, si svolgerà alla Villa Margherita una manifestazione denominata Sunday Morning Basket. Sarà una domenica mattina dedicata al basket granata, che farà da preludio alla sfida della sera alle 18 al Paladespar contro Gaeta. Tutti i genitori dei bambini che interverranno avranno l'opportunità di acquistare un biglietto per soli 4 euro. In occasione della gara Mattias De Gregori sarà tra i convocati. Incerta invece la situazione di Giorgio Gentile. Sentiamo le sensazioni di Ariel Svoboda prima della gara. È importante perché bisogna subito pensare al presente, avere una squadra nuova, obiettivi nuovi, campionato nuovo, quindi bisogna subito partire con la concentrazione giusta e darle l'importanza a questo nuovo campionato dall'inizio, quindi penso che bisogna non pensare a 39 vittorie, tutti questi discorsi qua, e partire dalla prima partita, che sarà sicuramente difficile. Mi ha una sensazione di forza ancora non sviluppata. Penso che cosa manca? Manca sicuramente il lavoro, conoscerci ancora, anche se sono passate delle settimane, penso che la squadra ancora non ha trovato gli equilibri. Mancato Mattias per un bel po', quindi sicuramente questo non ci ha fatto lavorare al completo come volevamo, però penso che anche con le partite piano piano si vedrà la squadra, un po' come è successo l'anno scorso, che all'inizio non era la squadra che poi si è vista, quindi penso che ci manca un po' di tempo. E ricordiamo che chi acquisterà un abbonamento ordinario da 55 euro avrà diritto a uno sconto del 15% sul costo dei biglietti per le gare dei play-off di questa stagione e a un ulteriore sconto del 15% sull'abbonamento per la stagione 2013-2014.
Andiamo alla pallavolo, la Sigel Marsala è stata sconfitta nel match degli ottavi di Coppa Italia, ma si respira comunque grande ottimismo. Andiamo a sentire il presidente Massimo Alloro. Ma diciamo che due squadre sicuramente in piena preparazione, e due squadre secondo me che hanno giocato entrambe al di sotto delle loro reali possibilità. Soverato sicuramente perché senza le straniere, quindi sarà un altro Soverato quando avrà le due straniere. Noi siamo ancora al 50%, oltretutto una squadra che ha iniziato bene, perché fin quando la lucidità c'è stata, le gambe hanno retto, abbiamo dimostrato che il gioco dell'anno scorso non l'abbiamo dimenticato, perché abbiamo fatto forza su questo e abbiamo realizzato i primi due punti secondo me con estrema facilità. Poi naturalmente una squadra risicata con un'assenza di cambi che si è fatta sentire soprattutto quando è cominciata a venire fuori la stanchezza, ha pagato sicuramente il ritorno esoverato. Poi il quinto set abbiamo cercato di giocarcela, ma ripeto, siamo in preparazione, due squadre in preparazione, è servito fare 5 set, il caldo ancora purtroppo la fa da padrone e condiziona molto moltissimo le partite. E chiudiamo con una notizia di tennis: dopo quasi 10 anni di attività agonistica, il circolo Amici del Tennis di Paceco potrà giocarsi la promozione nel campionato di Serie D2 a squadre di tennis. Un risultato senza dubbio storico quello ottenuto dal piccolo circolo, che dopo aver sconfitto Capodorlando adesso se la vedrà in finale contro Cireale. La finale si giocherà in 2 gare di andata e ritorno. La prima si disputerà domenica proprio a Paceco.